Ed eccoci qua sempre in questa bellissima cornice dell'hotel Acqui e parliamo di sport, sport che qui a Acqui Terme oggi è stato un po' descritto in tutte le piazze. Sono qui col maestro Bertazzi per parlare di tennis, tennis che ha visto nascere dei grandi campioni, ma grazie anche alla sua guida. Buongiorno maestro. Buongiorno a lei. Allora, qua si parla di tennis. La prima cosa che vorrei chiederle è questa: questi ragazzi quando possono iniziare a giocare a tennis? Quando possono partire con la prima racchetta? Ma dipende un po' dalla maturità dei bambini, ognuno ha la sua, qualcuno ha iniziato a 4 anni dei miei ragazzi, qualcuno invece a 6, altri addirittura ad 8, pur avendo tutti avuto dei discreti risultati comunque. Ecco, diciamo che il tennis è uno sport completo perché fa muovere tutto il corpo, dalle gambe alle braccia, il movimento continuo, soprattutto avere quel colpo d'occhio della pallina. Sì, dal punto di vista pediatrico forse il nuoto è considerato lo sport migliore. Il tennis ha una larga fetta di importanza anche nella costruzione del fisico, anche se è asimmetrico, questo però non comporta nessun grosso rischio per la crescita. Ecco, qui si ritorna alla vecchia usanza della mamma e del papà che diceva: però se tu fai tennis ti si allunga più il braccio dell'altro, quindi non farlo. Questo lo sfatiamo, questa cosa. Sì, entro certi limiti sì. C'è un piccolo margine di differenza perché entrando nel professionismo, allora il braccio che lavora decisamente è un pochino più robusto dell'altro. Qual è la prima cosa da apprendere nel gioco del tennis? La prima cosa importante è il senso della ricerca, il senso del poter arrivare alla distanza giusta per poter fare qualcosa, come un calciatore per poter dare un calcio al pallone. Quindi lì viene tutto equilibrato a seconda della distanza, della velocità della pallina, del Direi di sì. lancio. È E quindi lì ci vuole un colpo d'occhio fenomenale, perché deve essere tac. una delle qualità, è una delle doti di natura che contraddistinguono un bambino che diventerà un campione a uno che giocherà per divertimento. Ecco, a proposito di campioni, io però qua ho un ragazzo vicino, buongiorno, Buongiorno. che mi dice: mio fratello ha avuto veramente un'evoluzione nel campo del tennis molto forte e tante soddisfazioni. Certo, adesso io decisamente meno rispetto a lui. Lui è stato il numero 26 del mondo, Intanto diciamo quindi chi è, stiamo Cristiano parlando. Caratti. Cristiano Ecco. Caratti, io sono Danilo Caratti, ho avuto la fortuna, diciamo, di avere questa esperienza con mio fratello in prima persona. Ovviamente mio fratello è stato allievo come me del professor Albertazzi, quindi ha cominciato negli anni 80 a giocare, diciamo i successi li ha avuti negli anni 90. Più o meno fino a tutta la decade degli anni 90, fino al 2000-2001, quando poi ha smesso. Quindi sì, è stato un bei periodi, bei periodi, belle esperienze, bei periodi. Lui ha cominciato da bambino, quindi ho seguito, diciamo, tutta la sua evoluzione fino a quando è diventato, diciamo, nei pro, nei primi giocatori del mondo, quindi è stato 26, con bei risultati. Beh, sicuro, ma diciamo adesso voi continuate a aiutate i ragazzi, insegnate anche voi ad andare avanti? Ma noi ci proviamo, adesso diciamo che quelle caratteristiche lì capitano non a molti, quindi diciamo ci sono, come diceva il professore, si nasce un po' con queste doti. Adesso il bravo allenatore deve non fare degli errori, deve cercare di seguire il ragazzo anche ogni tanto, cercare di riconoscere i propri limiti, dove può arrivare, magari mandarlo in alcuni centri dove diciamo sono più organizzati per farlo. Però diciamo che la prima formazione credo che sia quella più Eh importante. beh, E certo. quindi. E maestro, qual è la motivazione che questi ragazzi dicono basta, non ce la faccio più, non vado avanti? Ma potrebbe essere una serie di piccole delusioni. Qualcuno reagisce malamente, qualcun altro invece insiste proprio per riprovare a conquistare qualche cosa che inizialmente gli viene negato. Ecco, per diventare un campione, il tempo di allenamento che ci vuole.
diventa sempre più lungo a seconda degli obiettivi che uno si pone. Chiaramente adesso nel tennis moderno il tempo di allenamento praticamente è tutta la giornata. In un modo o nell'altro, tra atletica e altre componenti di sedute psicologiche, insomma di training, autogeno e cose del genere, la giornata è quella. Ecco, abbiamo sentito prima un campione di boxe che diceva: questo mestiere, questo sport ha bisogno di tanti sacrifici. Il tennis? Direi anche, però non si può fare un paragone con la boxe. A tennis non si danno dei pugni. Chi invece fa la boxe deve fare qualcosa di estremamente faticoso, che diventa ancora più faticoso, perché quando uno è colpito da più pugni dall'avversario, la fatica si moltiplica, certo. Per quanto non lo so, perché non l'ho mai praticato, certo. Ma penso tanto. Ho visto sulla piazza qui di Acqui, mentre c'erano due bimbi che giocavano a tennis, mi sono soffermato un po', ho visto che non ne sbagliavano una, ma avevano questa agilità, questa velocità, pur divertendosi. Secondo me è la cosa più bella, lo sport e il divertimento insieme, quando si è giovani. Lei mi insegna, lo sport, il tennis soprattutto, è un gioco, è il gioco diverte. È il gioco diverte, li vedevo proprio emozionati nel prendere queste palle veloci così. E lei, diciamo, adesso i campioni buoni, mi ha detto che qui ad Acqui ne sono usciti. Ne sono usciti, sì. Cioè? Perché la prima che è diventata davvero una campionessa a livello italiano è stata Marina Berta, la figlia del veterinario di Acqui Terme, e poi Cristiano Caratti e Danilo Caratti, che credo siano la coppia di fratelli più in vista della città di Acqui, più rappresentativa forse, e anche altri che comunque non hanno raggiunto i loro risultati ma giocavano bene. C'è stato un bel momento di Acqui con tanti ragazzi appassionati, anche bravi. Invece adesso, parlando adesso come adesso, sti ragazzi, perché vedo che il calcio, diciamo, è lo sport più seguito, più svolto dai giovani. Il tennis? Ma sicuramente il calcio è lo sport nazionale in questo momento, quindi. Però il tennis è comunque in evoluzione, diciamo, ha comunque un fascino sempre particolare, un po' per diciamo quello che si vede in televisione, comunque i giocatori che hanno molto prestigio. È un po' perché comunque è uno sport divertente ed è una cosa diversa, perché ci sono caratteristiche dove qualcuno apprezza più sport di gruppo, mentre il tennis è da solo, quindi è uno sport singolo, quindi sono caratteristiche personali. Chi, diciamo, non gli piace fare gruppo ovviamente si dirotta sicuramente verso sport come il tennis. Sì, diciamo, maestro, che la racchetta diventa il terzo braccio della persona, deve capirsi lui e la racchetta e basta in questo gioco. Sì, prolungamento di un braccio. Ecco, il terzo braccio sarebbe difficile da gestire. Prolungamento di un braccio che deve. Sì, deve in effetti essere... sì, diventa come uno schermidore. E poi in più c'è una particolarità, che i colpi sono talmente di una infinità di varietà che il tennista è un po' un prestigiatore con questa cosa in mano. Perché il gioco solo fa mentre sta giocando, deve capire. Sì. Ad ogni cosa c'è un famoso giocatore, Wallace, che ha scritto anche dei bei libri, che ha definito il tennis come una partita a scacchi giocata di corsa. È vero, è bella quella. E senti, maestro, quindi cosa consigliamo a quei nostri ragazzi che stanno seguendo? Voglio fare il tennis, cosa consigliamo? Come devono mettersi in testa, come devono partire per iniziare questo sport? Innanzitutto dipende dalla capacità dell'insegnante di cominciare a renderglielo simpatico, quindi ludico, il certo. Gioco come divertimento, non tanto come arrivismo, che verrà dopo, quindi dipenderà tanto dalla capacità dell'insegnante di farglielo gradire come una cosa divertente. Quindi il calcolo loro è calcolare che partirà da gioco ma diventerà poi professionista. Sì, non glielo diciamo subito. Non glielo diciamo. E questa è la strada che dovranno percorrere. Pian piano. Allora, che dire, è bellissimo oggi questa qua a Quiterno, perché abbiamo conosciuto dei grandi maestri, dei grandi campioni, ma soprattutto abbiamo dato la possibilità ai giovani, perché lui adesso giovane è giovane, ma insomma la sua vita è già avuto tanta carriera, ma poi ha ancora tanta strada da fare. Ma speriamo. Quindi
L'obiettivo è di fare tanta strada un passo per volta. Ecco, l'obiettivo di questa iniziativa qua è stato proprio quello, far capire ai ragazzi che gli sport sono tanti e anche qualsiasi tipo di sport, basta fare dello sport, o no? Importantissimo. Beh, non l'abbiamo inventato noi, già certo. Ai tempi degli antichi romani si diceva che lo sport è... E quindi anche le famiglie cercare di incentivare, cioè mandare il ragazzo a scoprire questi sport e vedere quale di questi scelgono. Certo. E quindi noi niente, vi ringraziamo qui dall'hotel Acqui Terme, vi salutiamo, è stata una bellissima giornata qua a Acqui, speriamo che ce ne siano ancora, ma con voi comunque ci rivedremo ancora. Grazie maestro, grazie a lei della vostra partecipazione al nostro programma e con voi ci vediamo alle prossime.